Sapeva ammazzare, non insomma si ammazzava, non c'era, diciamo, questa malvagità. Le persone in galera non facevano niente se non lo sapeva Salvatore Riina. Io ce l'ho detto che l'altra volta e glielo dico di nuovo. A me, quando mi hanno sequestrato, va bene, quel po' che avevo, frutto di traffico che io facevo il droghiere, va bene, io ho scritto a Salvatore Riina, in qualche modo mi ha agevolato, però non mi ha fatto dare niente, perché io dovevo fare la fine del Riccobono. Guarda, Modolo, io a te te l'ho detto la volta e te lo dico sempre, io a te non ti ho visto più. Beh, a te non ho ricevuto lettere. Detto, io sì, è vero che ti aiutavo quando eri in carcere per le disgrazie. Lui andava anche a casa mia a portarci i soldi prima. Per le disgrazie quando eri in carcere, io che sto dicendo, le disgrazie che tu eri in carcere e cose. Ma perché io ero... Ma e quel bene però era ricambiato, cioè non è quel bene, rispetto tu che mi si dava, io lo ricambiavo per 100 volte, va bene, dopo però, cioè, ma uccidere a delle persone, guarda, semplicemente io per con il te gusto non di ucciso uccidere, nessuno, io non ho ucciso niente, io mi trovo, io mi trovo carcerato, e faccio il carcerato, sono tragiriato e continuo a essere tragiriato, però faccio il carcerato e faccio la persona seria. Purtroppo io lo so che il trattamento per me sarà a tipo matteologia e peggio, però io spero che questa possibilità non ve la do, va bene, non ne... Logicamente potrò fare a fine di qualche altra persona, va bene, non ne... ma tanto non insomma che problemi di questo non me ne ho creato mai e non me ne creerò mai, va bene, però matteologia, insomma, siamo noi parliamo quando ancora, insomma, diciamo, Stibiate Paolo aveva un codice d'onore, avevano, ripeto, una moralità, una dignità personale, almeno le donne non si ammazzavano, i picciriddi non si ammazzavano, questo con l'entrata vostra dei Corleonesi, Badalamento lo diceva, va bene, e Badalamento diceva, chi si sono consumate e vanno consumate a tutti, e non si sbagliava, Ci sei tu ora che sei... No, infatti... Bastevole per tutte, quello che stai facendo tu è bastevole per tutte, quindi... Il Presidente... Sono presente, io che devo ripetere per sempre... Per me le linee della polemica volte, sono sufficientemente individuate, non è vero? Sono presente qua, non è che c'è Salvatore Riina, cioè che smentisce, diciamo che io ci dico una cosa. No, io ti smentisco perché... Cioè, Totò Riina, va bene, c'è nega di non conoscere. Cioè, era la stessa teoria che Enfina nel 1982, sono presidente, Enfina nel 1989, va bene, a quando mi hanno arrestato, anche se mi arrestavano con la droga in mano, io dicevo, io non ne so niente, io sono... innocente, non conosce. Questa purtroppo è una filosofia che anche io ho portato per Gasparino, tu ora la tua sofferenza. Qua non è che mi stai dicendo noi non ci siamo visti in questo punto, ma scusa, perché io ero. Se io te solo mi scusi, mi contesta il discorso del 1968. Guarda caso, o del 69, certo, perché del 69, va bene. Ma io se io ero un bugiardo, io dico. Presidente, vabbè, scusi, prego. Siccome l'imputato Riina ha accennato alla circostanza di una malattia mentale della madre di Mutolo e c'è stato un accenno, un'insinuazione, forse su qualche filo materno che è rimasto, per chiarire bene questa circostanza e non lasciare alcuna zona d'ombra, sarebbe opportuno che il signor Mutolo raccontasse dettagliatamente qual è la sua storia giudiziaria, delle sue follie e delle varie perizie psichiatriche che gli sono state fatte. Come comincia questa storia? Guardi, io in quel periodo c'erano tanti personaggi che facevamo i pazzi per una comodità. Perché... Ma tu c'è tua madre che è stata sì, il suo sì, sì, vabbè, posso dire che è vero, però io ci dico pure che... Noi era la comodità perché a una pena che si arrivava fino a 12 anni, va bene, c'era, diciamo, con la legge del manicomio che uno poteva prendere 2 anni. Dopo di questi 2 anni, già a metà pena, cioè a 1 anno, uno poteva uscire perché c'era un certo periodo che uno faceva il matto, va bene.
dopo, subito che facevano la perizia, uno si doveva mettere a lavorare, doveva andare dai dottori, cioè farsi vedere che non c'era più quell'indice di abbattimento, di pericolosità. Quindi a un anno uno usciva, dopo c'era una pena che arrivava fino a 24 anni e si prendevano massimale, era 5 anni, però sempre a 2 anni e mezzo si usciva, e dopo c'era, a ipotesi, uno che doveva prendere l'incarcero, massimo della pena, nel manicomio si prendeva 10 anni, a 5 anni uno poteva essere fuori, perché non ero che solo io, guardi, ci sono stati tanti uomini d'onore che in quel periodo si fingevano pazzi, non solo in Sicilia ma anche in Italia. Io ora non voglio toccare i morti, ma nell'82, mentre c'era il ministro Martinazzoli, capì questo discorso, queste marombe che c'erano, fece un decreto nel 1982-83, che io mi trovavo a Montilupo, va bene, in cui mi hanno fatto simulatore, per come a me, per come tanti altri. Quindi eri sempre queste manicomie tu? Eri ricato sempre queste manicomie? No, perché nei manicomi si stava bene, nei manicomi c'era questa che riduzione perizie, di pena. Le perizie, Mutolo, come si ottenevano le perizie? Come si ottenevano i periti? Ma tu lo sai, io non mi sono mai interessato né per te, né per me, né per nessuno. Vabbè. Tant'è vero che mi interessa per me che hai 2 incastoli e hanno un esercito di processo, quindi si vede che io sono una persona mi sono interessato bene e prendo incastoli, signor Presidente. Ma noi per quello che abbiamo fatto non è che ci le perizie a lei fino a quando era l'addetante che glielo doveva fare il padre eterno, gliele poteva fare. Ma come lui fa a capire che io potevo fare le raccomandazioni? Io chiedevo al signor Presidente, forse sa perché il signore l'ha fatto prendere a Palermo, dove guarda caso, va bene, almeno io l'ho detto sempre, là è il regno di Salvatore Rina. A tipo che me lo sognavo, io che la noce... Io non te l'ho fatto questa domanda, il pubblico ministero aveva fatto la domanda di come si ottenevano le... Ah, sì, sì, ecco. Allora, come si... Insomma, si otteneva in una maniera molto semplice, insomma, anche perché in quel periodo, cioè, l'andamento di dentro il carcere non era, diciamo, tanto... C'erano molti favori, va bene. Però, che cos'era? Che uno cercava di parlare con i dottori di dentro il carcere, c'era sempre qualcuno che raccomandava, si interessava che prendevano il piantone, e se lei si informa nel 1969-70, quando sono stato io a Barcellona, c'era il professore Madia e vice direttore era un certo Mirabile, vabbè, cioè in mano del professore Madia tutti quelli cioè imputati per le prendiamo tutti. La infermità, la totale, insomma. Per un certo periodo il professore Mirabile voleva stringere un pochettino le redini perché sono nate inchieste, cose, l'hanno minacciato a questo professore Mirabile, va bene, e dopo anche lui si adattò un pochettino a lei. Tutti gli altri manicomi erano un pochettino tutto uguale, bisognava sacrificarsi un pochettino, ingoiarsi qualche chiodo, non lavarsi, camminare a piedi scalzi, cioè sacrificarsi quel mese, quei 2 mesi, fin quando veniva il perito e uno era pazzo, insomma. Dopo uno è uscito. Come? Certo, no, non era di tutti poterlo fare, perché a volte uno che doveva andare, si doveva fare le gare, però io non è che mi sono tagliato mai. Mi sono una volta svenato qua una cos'è, a Montelupo, e il perito che si è messo a ridere dice, guarda, dice questo, dice non ha nessun colpè, dice si tagliò poco, dice la mina. Per dire, era ormai notorio, ripeto, in Martinazzoli nel 1983 fece un decreto legge, mafia, camorra e 'ndrangheta, dopo che ci facevano le perizie, calci nel sedere e ritornarle fuori. A me mi chiama il direttore di Montelupo e mi dice, Mutolo, noi non possiamo fare più niente. Noi ci dobbiamo ottenere alle perizie che fanno i periti. E si chiude anche il periodo... Pubblico Ministero, per la Corte si potrebbe anche mettere fine. Pubblico Ministero è d'accordo per chiudere, mi pare che ormai si sono consolidate le situazioni. Esatto. Marchese Giuseppe c'è? Allora, potete accompagnare via Mutolo.
E allora, chi comincia dai due? Lei dice che il Marchese non l'ha visto mai, giusto? Anche se è cognato di suo cognato. Non l'ho visto mai. Prima volta che sto vedendo, ecco. Visto? Io gli volevo dire Abbazia, no? Senza Abbazia. Io sembra così l'ha chiamata Abbazia. E io ti chiamato, chiamami di lei perché un naio è Abbazia, puoi dire. Come arrista nessuno? Guarda, io non ti conosco, cominciamo così, Marchese. Io gli porto un particolare. Tu particolare non hai niente di no, non me noto, no, no, così non andiamo avanti, amico mio. Io per ragione. Non andiamo avanti per niente. E allora faccia parlare prima a lui e poi parlare. Ecco, avanti. Io devo dire a lei, se Abbazia lo gradiscerà così, ci richiede. Misura le distanze. Ci dica lei, se lei non 78, quando si fece il mesuaro con Bagarella, perché logicamente la sera dice con la vista Bagarella. Tu lo sai se l'hai visto o non l'hai visto una botte che. Non lo interrompa! Siamo stati. E che diamine! Noi abitavamo in via Michele Cipolla 106. Quando c'è stato il suo fidanzamento, si è presentato Bastia con tutta la famiglia in via Michele Cipolla. E Bastia portò anche un mazzo di rose con un cestino a mesuaro. Ora logicamente Bastia dice che dopo logicamente Bastia dice che non c'è venuta anche la cipolla. Ma cioè, siccome è del 78 che si sono fatte fidanzate e dice che non si riguarda. C'è stato un altro particolare che io sono stato più di una volta nella villa di dove che già l'ho puntualizzata altre volte, l'ho portata a San Giuseppe Iato per farlo spostare dalla villa di cui si pensava che ci poteva essere un'arretata. Siamo stati a Mazzara del Vallo, ne pare una casa, la sera aveva una villa da, attualmente ce l'ha, infatti l'estate si passa sempre da. Chi ha la famiglia. Ora, logicamente la serie dice, io non conosco a nulla. Quando finisce io devo rispondere, a Camorra non posso rispondere. Il Presidente ha detto, quando il signor Presidente mi dà la parola io ti rispondo. A me suo figlio manco conosce la sia. Logicamente a me frate non conosce manco, o il suo dottor Lazio di San Giuseppe Iato non conosce manco. Per me la sia può parlare, guarda. Se il Presidente... Il Presidente non... Rispondo. Io non conosco tua sorella, non conosco te, non conosco tuo fratello, non conosco nessuno. Tu parli sempre di... Sì, scusa. Tu parli sempre di ville. Ville e non ville. Ma è giusto che indichi il posto dove sono queste ville, dove sei venuto. Guarda che uno, una volta che ci va accompagnato, non può sapere i posti. Ma uno che va da solo una volta, due volte, tre volte, quattro volte in una villa. Ma come viene a non poter indicare dov'è questa villa, dove sei venuto? Io non conosco né te, né tua sorella, non ho visto più mio cognato. Io non conosco tuo fratello. Tu puoi dire e tutto chi gliel'ha quello... detto che Marchese non le ha indicate le ville? Ma perché l'altra volta non ho io desidero che mi sentica la villa, signor Presidente. Posso parlare un attimo? Passiate io. Ma io ora sì, parla, dica. Io praticamente in questa villa di quella stiamo che parlando di quella di San Giuseppe Iato. No, prima di quella di San Giuseppe Iato c'è quella di Villa Grazia. Villa Grazia. Amolara. In questa villa ci sono andata la prima volta con Bagarella e mio frate Antonino. Mi disse Bagarella. Dice, Pino, che stiamo in questa villa, credo che ci sta il suo tuccio. Ti raccomando, tenete una scusa a Puitiero senza morire, un parlare con noi, perché siamo, che del sito cosa abbiamo noi. Ci siamo, c'è bisogno di morire, ci siamo scusi. Siamo arrivati qua, in cui questa villa già io l'ho indicata, si è fatto il suo palloco, e anzi, nel senso suo palloco che abbiamo fatto, di come l'ho descritta io, il cancello era, io me lo ricordo bene, su cancello era tinciuto, quando ci siamo andati a fare, era tinciuto vide, era un vide fresco. La villa corrisponde a quella che, dove siamo stati con Uzzu Totò. Dopo c'è stato, siamo stati anche a San Giuseppe Iato. A San Giuseppe Iato ce l'ho portato io, a lui con la famiglia, che mio zio mi ha avvisato di dirci, Uzzu Totò, rispostare, se da. Capisci sapere Uzzu Bruno conciata? L'ha portato in macchina lei? No.
Io sono andato con la 500. E lui come è andato? Lui è andato, quando l'ho andato a trovare è andato con la Mercedes, lui aveva una Mercedes. E guidava lui? Sì signore, e guida molto bene. Siamo andati... Lei c'ha macchine? Io non c'ho macchine, non so guidare. Non sa macchine, non sa guidare? No, lui paga soltanto i ragazzi lucandiere. Vabbè, non c'ha macchine, paga soltanto i ragazzi lucandiere. Vabbè, non faccia commenti neanche lei, eh? Sì signore. Siamo andati, sono andato a avvisarlo, di cui mio zio mi ha detto di fare sapere queste cose. Mi ha detto, dice, aspetta, perché è necessario, e ne andiamo danno sotto a San Giuseppe. Dice, tu fammi questa fiatta. L'ho lasciato là e me ne sono andato, me ne sono sceso da Palermo. Quindi ho un'altra villa là, a San Giuseppe, giusto? A San Giuseppe, non su Totò. È nata a Mazzà. Non ma sì, mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca, nell'81, mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca. Senza interrompere. Dice, c'è un su Totò, c'era bisogno di te. Si è a disposizione, dice, ma si sa fare un ciao che ci vuole uno strano. Se lo guardi questo omicidio? Non se lo guardi? Ora ci puoi tu particolare. Siamo arrivati, io e mio fratello mi accompagna, mi fate, io faccio una 127 e ne nacchiamo. Arrivando a San Giuseppe, trovo a lui con la famiglia, a macchina, poi ci siamo vicino un paese. Io sono rimasto là con lui, con la famiglia. Dopo c'era di fare questo omicidio. Allora loro dovevano fare, c'era anche Barduccio, Di Maggio Barduccio, che quella è la prima volta che ho visto Barduccio. Loro mi dovevano portare soltanto la fibbia quando chi si trovava a fare il suo paese. E dopo un momento poi tu ci scendeva io, voleva ammazzare e ne andava. Non è venuto in questa festa, allora ci aspettavamo perché ora passano a fare la festa o paese nero. E vediamo se chi si vuole. Aspettavamo che venisse la festa, siamo andati a paese e siamo andati io, Brusca, Baiduccio, a fare il suo omicidio. Siamo ritornati là. Mi fa Uzzu Totò, dice, come io, c'è tutto a posto, a posto. Dopo era a pigliare delle pizzette, pollo, insomma cose di rosticceria, eccetera, facciamo una tavolata di ramanze nel suo spazzale, che c'era anche una specie di magazzino e ci mettevano fuori in maggio cose alla campagna. E ci siamo messi a mangiare tutti quanti là. Marchese, tu... E dopo, ma siamo fatti lì di parlare, e devo sapere la parola. Dopo c'è stato che c'erano arrivate anche delle pistole, e c'erano delle pistole nuove. E anche lei, ma lui mi ha detto, dice, che queste pistole sono solo di Saibava, noi ai Dino Menzi Vigne di la Recina, non lo sono di Saibava. Dice, lui dice, la massa è meglio quando esce un luchino. Bagarello. Bagarello. Dopo c'è stato un'altra volta che siamo stati a Mazzara del Vallo, è venuto Bagarella prima di arrestarlo. È venuto Bagarella a prenderci, a me, mia sorella, c'è mia sorella. E dopo è venuto mio fratello, quello sposato, con i familiari. E siamo andati a mangiare in questa villa a Mazzara del Vallo. Dagat. E a Mazzara del Vallo, io ci dico a Mazzara del Vallo che un padrone gioca a Mazzara del Vallo è Mariano Agata. Però a villa era diciamo contro il suo Mariano, perché il suo Mariano non fa un passo se prima un giudice a Ido, a meno non per che era fuori. Tutte cose puzzuto tuccio. E siamo andati a mangiare qua in questa villa, di cui c'erano i suoi figli, all'epoca erano tre figli, Totò, Francesco e Lucia. C'era sua sorella Manuela, la sorella della moglie. Sorella Manuela di chi? La sorella di Bagarella, Manuela. Di Bagarella, sì. Adesso ci dava delle volte anche a casa, nella ciavella dove stava prima, ci dava anche, accudiva i figli, ci dava una mano nei polizia, eccetera, perché a casa era nana. E dopo c'è il particolare, quando io sono stato combinato, sempre col consenso Luzzu Totò, che a me zio ce ne ha parlato lui, ci facevo io di spola tra Palermo e Barcellona. Barcellona che c'era? Barcellona Pozzo di Corte, perché c'è stato. Chi c'era? Sì. C'era mio fratello. Ah, ecco, sì. Perché è stato arrestato per il fatto del covo di via Pecore Girardi. E di cui quella volta mi disse: dice, a chi ci vai? Essendo che aveva bene quel periodo, lo doveva interrogare Borsellino.
Il fare se trovare attaccato perché stanno venendo tutti i modi possibili per chi lui sa fare. Come se faceva un pazzo, e come l'ho fatto anche io nel periodo in cui mi accusavano vari omicidi. Questi erano i contatti. Dunque, vediamo di riordinare un pochettino le cose, perché lei non scantoni. Marchese sta dicendo, sta parlando di luoghi che lei ha frequentato, di conoscenze, di familiari suoi, dei suoi figli, conoscenze dirette, di essere stato in luoghi che ha financo descritto, dove lei viveva, anche se non erano delle proprietà che figuravano appartenenti ad altri. Lei al riguardo? Che cosa risponde a lui? Ma signor Presidente, io rispondo a lui che sono tutte cose che lui si inventa pure quelle dei bambini, perché ne ho tre figlie e si chiama Lucia. Io la quarta si chiama Lucia, la più piccola, signor Presidente. Quindi, come vede, lui non sa, lui parla. Tu parli per sentito dire, perché venivano a colloqui i miei cognati, tu parli perché ti raccontavano qualche cosa lì i familiari, ma io a te non ti conosco, non ti ho visto, non so di queste ville, non sono stato mai a Mazzara, tu non porti queste ville, ti ho detto dove sono, tu parli di ville, certo pure io posso parlare di ville e di cose marchese, pure io sono sopraluogo, il sopraluogo ha detto, però, stiamo attenti, ha detto che ha fatto il sopraluogo, l'ha individuato. Ma allora che poi vediamo, facciamo sopraluogo pure a Mazzara, facciamo sopraluogo, scusa, marchese parla, signor Presidente, queste sono cose che si vede lei. Dobbiamo fare, quello che si dovrà fare, lo vedrà la Corte, lo vedranno i pubblici ministeri, quello dovrà chiedere, è un altro discorso. Però lui è qua. Lei si limita a rispondere alle circostanze che ha indicato. Quando Marchese tu accuse ero Marchese prima, perché io non sogno un suo caro, che non lo so cuore. Quando tu accusi a tuo fratello, accusi a tuo cognato, tu a quei che non hai più da accusare. Tu accuse tutto e tutte. In riferimento alle dichiarazioni che sono state fatte, il pubblico ministero dimostrerà che le ville di cui si parla sono state individuate, che corrispondono esattamente alla descrizione e che sono riconducibili a persone assai vicine a Salvatore Riina, al quale vorrei che fosse posta la domanda di come spiega che qua al momento del suo arresto è stato trovato in possesso di una carta d'identità falsa intestata a persona di Mazzara del Vallo. Perché io ho pagato soldi, ho dato 300.000 lire e mi hanno fatto questa tesi. E riproporrei la domanda se ancora oggi nega di conoscere quel Balduccio Di Maggio che fu partecipe, come ha detto questa sera Giuseppe Marchese, di quella tavolata a San Giuseppe Jato che immediatamente successiva all'omicidio di quel personaggio di Roccamento. Signor Pubblico Ministero, io non conosco De Maggio e come non conosco manco Marchese. Evidentemente questo quando ascolteremo Di Maggio evidentemente procederemo anche a questa verifica. Quindi di tutte queste circostanze che ha detto il Marchese, lei che cosa può rispondere? Che non è vero. Parliamo che alcune circostanze, me pare, così come le riferisce Marchese, che potrebbero essere oggetto, se non sono state già, perché io delle indagini che ha fatto il pubblico ministero non so nulla, potrebbero essere controllabili. Ma certo, signore, e poi vediamo. Signor Presidente, facciamo anche quella di Via Michele Cipolla. Sono passate tanto tempo, siccome sta portiera che c'era in quel periodo in quel palazzo era troppo giocante, come infatti c'era Bagarella quando veniva, diceva, ma chi è proprio a sbirra, proprio, perché ogni volta, in quel periodo quando sono venuti i familiari, tutti loro, a fare visita per conoscere la fidanzata di Bagarella a casa nostra. Di cui, in quel periodo quando sono venuti loro, si informarono che mi all'indomani, diceva, ma che ci fu fiesta a Poitiera, ma che ci fu fiesta, cosa, eccetera, eccetera, sopra, come. Insomma, questa si informò. Di cui c'era preoccupazione se chi sta magari poteva conoscere a Cocchiano Ridd un domani, mi sembra che quando è arrestata a Bagarella anche e a mio fratello, penso che passiamo anche a signor Presidente, posso rivolgere una parola? Lei può parlare con lui. Penso che passiamo anche ha ricevuto una bombonera.
No, io non del fidanzamento? No. Ah. Quando hanno arrestato a mio fratello, e hanno fatto anche la perquisizione a casa, hanno trovato dei bomboniere, regale, eccetera, che lui anche ha fatto dei regali. E dunque in queste bomboniere c'erano anche dei bigliettini, c'erano i bigliettini Mondello Mario, perché Bagarella si faceva chiamare Mario, e Vincenza Marchesa. Mi scusi, sempre per agevolare questi ricordi, in una delle sue dichiarazioni Marchese ha parlato di una specie di festeggiamento, fra molte virgolette, dopo l'omicidio in Serillo. Vogliamo ricordare anche questo? Questo dopo l'omicidio in Serillo è stata dopo un paio di giorni quando abbiamo commesso questo omicidio. Siamo andati in una villa di Monreale, ci sono andati io e mio zio. In questa villa abbiamo trovato Nene Gerace, Ossuto Duccio, Serbereina, Brusca, altre persone che c'erano che io non conoscevo, e Uzzu Settimo. Uzzu Settimo, non mi ricordo il cognome, come si chiama? Uzzu Settimo aveva una chiana di Monreale e c'aveva un ristorante in gioco. E Peppo Cambino, di cui scherzando là quando siamo arrivati, Peppo Cambino mi ha tirato a parte nel giardinetto e mi fa, dice, che ha battuto la risata, dice, per noi c'è ancora di frescare le ricche. Perché quel periodo, quando abbiamo fatto l'omicidio di inserirlo, non ho avuto il tempo di scendere il furgone e mi passavano i pallotti. L'ha già detto, questo so. Dico, c'è stata la bicchierata e abbiamo messo Uzzu Totò, dice, prendiamo un altro bicchiere per fare un brindisi con un Moschanton. C'erano i casci Moschanton, dice. E abbiamo preso due bicchieri, l'ha messo sul tavolo, pieni, per l'augurio al presto, che è più presto possibile, Bagarella e Antonino Marchese siano assieme a tutti noi. Niente, pure Cristo te mente. Sei un mentace. Chissà è stato sempre a sobbedute. Sei un mentace. Chissà è stato sempre a sottarti. Sei sempre un mentace. Sei degno di manicomio vero. O manicomio passiamo e ci facciamo il manicomio. Se vuoi domani ci facciamo il passiamo manicomio. Vai. Queste argomentazioni, queste cose scritte, visto queste cose. Torna queste battute sul manicomio, che significa quello che sta dicendo ora il signor Marchese? Mi ci mandò lei però al manicomio. Come andavo al manicomio? Era direttore io ospedale. Non direttore, poi ci arrivavamo, non direttore. Prego, dì. Siamo stati, quando sono stato io arrestato, mio zio Filippo mi fece sapere che. Lei fu arrestato per l'assaggio di Bagheria. Io mi hanno arrestato a me per Porto d'Arme. Per Porto d'Arme dove dice è arrivata una telefonata anonima, come sempre ne esce una telefonata anonima, non si sa come arriva una telefonata anonima, è vero. E poi che fa, dice, che mi accusavano di assaggi bagheria. Mi fanno sapere in anticipo, dentro il carcere, che io in isolamento, dice, io mi interessa a fare in materia di numere, perché dice c'è un peruglio, visto fatto i sassaggi. E di cui io mi sarei da fare, e ho tentato di fare la tentata in peccagione, e per farmi portare a manicomio. Nel momento in cui mi dicono questa cosa, ci stiamo, come a fare? Perché canti che io faccio la tentata in peccagione, dico, se mi scendo copiare ce la si pinni, dice no. Sciofina tu guardo con un saccio, mi sciofinai tutto il collo con il lenzuolo. Mentre io mi stavo arrampicando nella finestra, che stava per passare con la volante, aveva passato il pane, e già un pullare aveva besato pure all'avoce. Questo passa per la salopane, dico, guarda, si sta beccando, si sta beccando. Perché io già di prima mi andavo a fare un pochettino di numeri, pure all'aria, quando scendeva all'aria, eccetera. Mi mettono, io faccio il finto svenimento, mi butto per terra, di cui Pullarà dopo viene, perché quel periodo stavano tutta pietra da nona sezione, e mi fa anche la respirazione bocca a bocca, mi pigliano, mi portano in infermeria, eccetera. E mi portano dopo al letto di contenzione. Dopo vario tempo, di fare un mesetto così, con l'interessamento anche di quelle che erano in infermeria, chiamano ballata anche col dottore, e mi portano ad Avessa, di qua a Napoli. Hanno interessato Uzzu Totò, che dopo me lo fece sapere mio fratello, che si stava interessando Uzzu Totò, e ci fu in un Sabino Volietta. E incaricare a Raffaele Ferrara, parlare con il direttore, Raffaele Ferrara adesso l'hanno ammazzato, aveva i concessi che avevano fratello loro, che
che la nuova famiglia, la vecchia famiglia. Ed è venuto su Raffaele Ferrara, che ha parlato col direttore, si sono messi a disposizione di tutto. Sto procaccino hanno affidato la perizia a lui. Si è preso 10 milioni per fare questa perizia. Dice, però l'importante è che mi dà anche l'appoggio lui quando viene qua, perché dopo ad Avessa era, non diciamo manicomio, perché manicomio nel momento opportuno che c'era un'ispezione, allora si trasformava in due carceri a manicomio, che dai, giravamo addirittura chi sono di una sacchietta e tutta questa cosa. Te l'avevo solo a colore, non c'ho carcere. Sì. Dice, l'importante è che lui mi dà anche l'appoggio quando lui dovrebbe venire qua per fare la perizia. E fu, ma allora fuori. Infatti io quel periodo cercavo di non fare colloquio con mia madre. Perché? Perché io nella malattia, come già avevano fatto dei certificati all'esterno, di fuori, per far risultare da piccolo già io ho avuto delle malattie, delle lesioni cranie, eccetera, eccetera. Che se lesioni cranie non ce l'ho. E sono anche scritti in cartella e tutte queste cose che avevo fatto risultare. Quel periodo mia madre non veniva, perché io della malattia dovevo cercare di fare entrare ugualmente che era mia madre che mi voleva male, tutte queste cose, sento le voci, i cose che si fanno praticamente a mania per persecuzione, eccetera. È arrivata che è venuto anche mio fratello a farmi un colloquio, però senza entrare da, perché lui era latitante, mio fratello Antonino. E lo fanno entrare da, è venuto Raffaele Ferrari che parla con il direttore e l'ha fatto entrare tramite diciamo dove c'è l'entrata da buca senza passare del controllo. Siamo stati un pochettino e ci hanno detto, dice, aperse, va tutto a posto, dice, qualsiasi cosa ci rivolgete con tampone. Tampone era il direttore del carcere. E ogni cosa che io avevo bisogno mi rivolgeva a lui. Dopo, durante la settimana mi mandavano anche i nuvoletti, mi mandavano un cucchiaio su Raffaele Ferrara, mi mandavano mangiare, già cotto, poichette, eccetera, eccetera. Sul direttore, dopo un po' di tempo, dopo mi chiamato. Ma caccino il direttore? Questo faceva difficile delle volte, perché quando mancava il direttore, Procaccino è quello che mi ha fatto la perizia. Ah, il direttore non era Procaccino? Sì. No, il direttore si chiamava Tampone. Ogni volta questo mi chiamava, Peppi, come stai, come stai, ha bisogno di cosa, di qua, di là, è tutto a posto. Infatti c'erano anche, là quel periodo c'erano anche romane, gente che eravamo un 6-7 di quelle che eravamo simulature praticamente, che avevamo tutte cose nelle mani, da chi dottore, eccetera. Insomma, questa perizia, con l'interessamento dall'esterno, è stata fatta, mi hanno dato i manicomi dall'83 fino all'85, sono rimasto là. Dopo, quando prima di partire, ho detto all'università, perché sono sceso io per primo grado, ma che sei processo? Che mi aveva fatto sapere il suo dottore, dice, c'era una buona possibilità che il processo sia buono. Dice, mi fa il direttore, dice, Peppe, dice, io non ti garantisco niente, finché sei qua, io appoggio tutto a fare muovere, però non vorrei un domani, cioè, a pagare a panella io, pur dire un'altra frase, se a te passano a cancellare la destinazione, magari pensassero che sono io, che magari ci sono questi problemi, non si va a creare, perché cioè, se io sono io non ci andrò nel suo, cioè, penso che avessi chiesto tutto cosa a posto. Infatti scendevo un palemo, dopo Giaina mi fece perizia, gli altri merese, eccetera, insomma, ho processo mio male. La destinazione me l'hanno cambiata e là non ci sono andato più. E questo è un altro particolare che ho portato. Quindi Marchese le ha spiegato con tutto questo discorso che senso aveva quello che diceva lui quando diceva che era stato lei a fare in modo che andasse al manicomio. Va bene? Ma Marchese... Con l'appoggio anche dei miei zii, perché lui... Con l'appoggio dei suoi zii. Marchese può dire tutto quello che vuole. Se gliel'ha detto suo zio, io non lo so. Ma io a lui non gli ho mai detto niente, non lo conosco, non aveva possibilità di mandarci a dire niente, signor Presidente, perché come lui sa che io non manco, ave 14 anni che non mi vedo manco con mio cognato, e quindi te sa che lui è tutte queste... Neanche quando è uscito dal carcere lui non si è visto con suo cognato. No. Perché Bagarella andava al processo, che c'avevano un'udienza, a mio cognato Drago Giuseppe la Savardà, o tribunale, lui riceve la trappola e si affarono un incontro con il suo dottore,
che hanno mandato pure 50 male uno su Totò. Io do domandato. Dice, faccio la verice. Io non ho mandato mai niente, ma che se. Intanto, infatti, io nessuna possibilità di poter. Non c'è nessuna attività. Io vorrei vedere. Noi possiamo fare accertamenti. Come faccio io, due volte, tre volte a settimana, a mese, di poter fare dei colloqui e mi venivano quattro o tre familiari con l'aereo da Palermo a Voghera. Vediamo quanto più ci sono vanno. A me come una bottiglia c'è meno. Ma questo lo deve domandare a tua madre, a tuo padre. C'è meno, faccio meno 9 mesi. E i tuoi familiari le deve domandare. A me padre pure passivo faceva campare. A tuo padre. A me padre un poveraccio. A me padre passivo faceva campare. Se sei degno di fare. Se l'ha richiesto per compare pure. Se l'aveva picchiato pure per compare, ma è vecchio semare. Ma è vecchio semare. Quando fanno una stavella dopo ammazzata e vallo, mi pare ci fa, dice, non sapevo piacere se magari ci può fare del crisma. Ma che se tu puoi mandare tutto quello che vuoi, perché queste sono cose che sapete fare voi altri. Cioè questi pentiti sapete fare da ammendare il mattina sera. Io quello che so, dico, cioè, io, e vado avanti. Io ho abbandonato la qualsiasi. Ho abbandonato anche le cose più care che io avevo. Mi chiedo avanti in questa situazione, perché non condivido più tutti i regoli che avevo guardato. Vai avanti, però domani alla tua madre e a tuo padre certe cose. Come campavo, stato... come non campavo. Sì. Come... Lui deve parlare. Scusa, su dottor, fammi parlare, io ti ho fatto parlare per due ore. Ci dico un altro particolare e dopo attaccavassi. C'è stato un super cambino, utignoso, no? Che eravamo nella stessa cella assieme, nell'87, e mi fa, dice... perché il tuo periodo, logicamente, il subornetto era in galera, io era pure un galera, ma Madonia era pure un galera. Mi fa, dice, Penuzzo, se fossimo di un scanso e ne libera, ne restano il suo tuccio, perché tanto io ci faceva a Peppo Cambino, che ci faceva i panini, con pomodoro e con basilico. E dice, che fa, dice, Penuzzo, facciamo un panino come usa fare tu. Andiamo nella cucina, e se parlava più di meno. Mi fa, dice, se di un scanso, dice, ne restano il suo tuccio. Un periodo che è, dice, siamo tutti a muaggio, perché quel periodo, cioè, a parte gli altri capomandamenti che c'erano quel periodo, che logicamente, insomma, ma che se i cambiamenti sempre, che ci sono stati, a passare sempre i cambiamenti, ma il periodo principale era Ido, perché un domani se ci scelgava opera Ido, mandava una carta a buio, come si trova adesso, quindi che c'erano l'altra, la stessa corrente sua, erano pure dentro, abbiamo quello che va a picchiare su questo. Perché dopo ci sono gli altri, ma siamo scusi, ci sono gli altri, diciamo quelli che magari piano piano poi, come si suole fare, perché io è tardi di poter fare scusci, meglio è, ma non si ne può fare a meno. Se mi hanno a chiamare a cocchiarone, come fanno con me zio, o la suo cuoio, e lo mettono nell'aceto, chi sa che dovessero fare? E c'è poi io Ido, mentre chiamo a San Giuseppe, quel periodo che ci sono stato, mi fa, dice Penuzzo, dice, se fossimo quattro, scusate l'espressione alla corte, se fossimo quattro chi cucchi una quadrata, ci non andrà, se ce l'andrà, poi stiamo con un'altra. Educato, non farlo pastaso, passa educato. Io ho chiesto, io ho chiesto alla corte. Lei non dice proprio niente. Io ho chiesto alla corte, ma se una a pensare solo so cosa ci stai dicendo io, abile pure so cosa ci stai dicendo la corte, perché capisci ma se so cosa sta pensando per ora. Io so come pensa la sia. Io gli ho detto alla corte, scusate l'espressione di quello che dico. E Bassia dice, vai sta. Finiste, posso passare un po'? Ma s'attacca. Ma che tutte queste cose le deve domandare a tua madre, a tuo padre, come campavo, come non campate, cucinava i soldi, con ogni le dava e tutte queste cose. Tutte queste cose di spedale, del dottore. Io non ho potuto fare mai niente, né per me e manco per altri. Non è che tu dici io interessare a cose, perché io ho fatto sprettamente di curarmi la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, andare a lavorare, a buscare un pane e tirare avanti. Perciò quindi tu, che vuoi sapere come facevi, andava, veniva tua madre, tuo padre, lo domandi a loro. Tutte le altre cose, che cosa ti devo dire? Tu accusi a tuo padre, a tuo frate, a tuo cognato, accusi a tutti, quindi accusare è una cosa per te troppo facile, troppo cose. Ti direi solo per dire, io non ti ho visto mai, non ti conosco. Tu se pensi che vai bene così, continua sulla tua strada, continua. Io non so per quale motivo tu fai tutto questo,
ma che i motivi non lo so. Perché io ho riconosciuto veramente chi che ha la cosa nostra uara nell'ultimo periodo. Perché a parte questo ho visto il suo comportamento mentre chiamiamo una giangaliera nei nostri confronti. Perché logicamente, anzi io mi auguro che quel periodo fu con Galiera e il settengale, perché non lo so, magari mi potete affinare pure come ci finiva a me zio. Che ci rissa a mio frate quando mio frate venne a San Giuseppe? Ma io se non... magari si poteva avere Ugo e mio zio. Ma io non conosco. La famiglia ci poteva portare magari un fiore nella tomba. Le nozze, non ne parliamo più stagamente, perché chi di che siamo qua presenti? Tozio dice non ne parlava bene. Però era chi lui chi era, tozio? Non lo possiamo domandare a tuo fratello, ma che se è vero che io ho detto questo. E Bassia può parlare si appoggia. Ah? Perché Bassia sa per me frate che cosa fa per Bassia. Che cosa fa per me tuo frate? Se taglia pure i vini ma e si fa ammazzare. Fino all'ultimo periodo, perché mio frate ancora vi para qualche. Fino all'ultimo periodo io, non capisci veramente che cosa è un sudotò o che cosa non è un sudotò. Un sudotò è chi è? Ma... tu puoi dire questo e l'accio con la tua bocca. Io lontanamente devo pensare quello che dici tu. Marchese, non vi conosco, non so manco chi siete, per nome vi conosco. Ma praticamente manco conosce a chi è di Ruvenezuela? No. E il suo cugnato Ruvenezuela non lo conosce manco? No. Quando siamo andati a Badalella, non si ci incontrò? No. Ah no? No. Ho capito. No. Non mi ci sono incontrato. Beh. A posto. Che come a posto, ma scusa. Passi regali, logicamente non potevo dire se ci vede. Passi logicamente, a te sempre già linea. Ma io tengo la linea di quello che è la verità. Passi a pagare l'operaio, se mette la carta a pagare l'operaio, hai quinta elementare. Io non ti ho detto a te se hai la quinta elementare o hai o tecnico. Signor Presidente, se lui non dà il dimissione, se non dà il dimissione, per ora è sempre che dice tutta la baracca. Chi è ora è sempre, perché io do tutto manovra tu. Logicamente per ora c'è Bagarella. Sì. E si manovano le cose con Bagarella. Sì. Ecco la voce che di suo. Ma Bagarella è tuo cognato, faceva i colloqui di Bagarella, tu cioè, quindi io non ho contatto con Bagarella. Io avevo 14 anni che non vedo Bagarella. Non avevo contatto con Bagarella. No, io avevo 14 anni che non vedo. Ma siamo anche nello gioia che conosce. Ma siamo anche nello gioia. Non c'è nessuno, non lo sai che un conosce. O Malazzo manco conosce. No. O Malazzo non conosce manco. Logicamente, un mettesse pure in giallacito, è logico non conoscete manco. Ma guarda che sta. C'è stato mio fratello, mi ha detto, dice, nei, e poi, dice, ma tu abbiamo quando si faceva occhio il ronevano col sottotuccio, chi ti cacciavano? Erano in senno, arrivavano bianchi, perché non si sapevano, non si ritornavano più. Perché logicamente quelli che erano insieme a loro che facevano questa cosa, ma sapevano come era tutta la strategia. Ci arrivavano, però non sapevano se ritornavamo. Mio presidente, non ho più niente da dire perché logicamente su tocca un meccanuccio, un canuccio a nulla. Non ti conosco, non è la verità. È la verità, ma che c'è? Quando è? Grazie. Anche Rina può essere accompagnato al suo posto. Presidente, prima che scioglie l'udienza, il Pubblico Ministero chiede la trasmissione del verbale odierno di Marchese e di Mutolo per le iniziative di competenza del nostro ufficio su una serie di fatti di reato che sono stati illustrati ampiamente nell'udienza odierna, relativi ovviamente a questa gestione, per così dire, dei manicomi giudiziari.